Tre serate dedicate alla regina ramata, 14, 15, 16 luglio. GB Agricola, via Padula, frazione Preturo, Montoro. Fronte incendi in Irpinia continua ad essere rovente, prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e del genio civile, quest'ultimo impegnato in particolare sul fronte montorese, dove i focolai sono ancora attivi soprattutto sul Monte Salto. Stamane però il genio civile, oltre all'elicottero regionale, ha potuto impiegare anche le squadre di terra e i dipendenti delle comunità montane per fronteggiare il fronte di fuoco che da giorni sta divorando il patrimonio boschivo. E intanto stamane il SUP del genio civile ha tenuto una riunione con tutti i dirigenti della comunità montana. L'intenzione è di intensificare i controlli e i servizi di prevenzione sul territorio. A peggiorare la situazione di aria irrespirabile per chi si trova nelle zone interessate, la fitta e pesante coltre di cenere che è caduta sull'Irpinia dalla tarda mattinata di ieri. Una nube rossastra ha colorato l'aria del centro città, ma non solo. È l'effetto dei numerosi roghi che stanno devastando il Vesuvio. Il fumo si sposta con il vento verso una parte dell'Irpinia. Anche stamane il fenomeno continua a rendere l'aria molto pesante, molte le persone che avvertono piccoli fastidi come bruciore alla gola o agli occhi. Il caldo e l'umidità poi fanno il resto e anche stamane numerosi gli interventi dei caschi rossi di Contrada Moretta e dei 5 distaccamenti provinciali. 40 gli interventi registrati solo nella giornata di ieri. Mandamento, Monte Partenio, Marzano di Nola, Monteforte, Nusco, Castelvetere, Valle Caudina, Cervinara, Rotondi e San Mango sul Calore. Convocato per domattina alle ore 10 un vertice in prefettura dove si discuterà di come affrontare l'allarme incendi. La situazione resta complicata un po' in tutta la Campania, da Salernitano al Napoletano. Sono tre i Canadair del Dipartimento Nazionale al momento in azione, mentre gli uomini al lavoro, complessivamente tra Ercolano e Ottaviano, sono circa 300 tra volontari, personale della SMA Campania, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.